Inaugurata oggi pomeriggio, 19 aprile, alla presenza tra gli altri del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell'onorevole Piero De Luca e di Clotilde Baccari Cioffi, presidente dell'associazione Hortus Magnus, organizzatrice dell'evento, la 22ª edizione della mostra della Minerva, Piante rare e quanto fa giardino, che si svolgerà ad ingresso gratuito nella Villa Comunale di Salerno fino a domenica prossima. Durante i 3 giorni di mostra, i visitatori avranno l'opportunità di avvicinare i circa 90 espositori che presentano piante rare, fiori esotici e le ultime innovazioni nel campo del giardinaggio e della sostenibilità ambientale. Tante le iniziative in programma. Le conversazioni in villa, durante le quali ci saranno approfondimenti culturali, sia da un punto di vista storico che scientifico riguardo le proprietà e l'utilizzo a scopi terapeutici delle piante e delle erbe, le visite guidate al Teatro Verdi, al Parco del Mercatello, riaperto proprio in questi giorni dopo un importante recupero, e all'antica chiesa della Madonna del Monte. Esibizioni di danza e momenti di meditazione e movimento del corpo. Particolarmente coinvolgenti, infine, i laboratori, sia per adulti che per bambini. Si va dal laboratorio teatrale organizzato dall'Unità Operativa di Salute Mentale al laboratorio Artemani, l'arte dell'uncinetto a cura dell'associazione L'Abbraccio, per finire con quello di disegno a cura dell'illustratrice Odile. Il programma completo, le attività e le iniziative proposte, nonché tutti gli espositori presenti, sono consultabili sul sito www.hortusmagnus.it nella sezione dedicata alla mostra della Minerva. Siamo ormai alla 22ª edizione della Mostra della Minerva. In questo piccolo angolo di paradiso si avvicendano espositori da tutta Italia e c'è questa opportunità che hanno i nostri amici turisti che frequentano la città di Salerno e quelli che vengono apposta per la Mostra della Minerva di poter dare uno sguardo alle eccellenze floreali, all'artigianato che consegue ed è parallelo a questa iniziativa. Insomma, mi pare veramente che è un momento eccezionale. Inaugurazione, poi lascio. La Mostra della Minerva, molto spesso la chiamano Fiera della Minerva, non è una fiera, è una mostra perché si espongono tutte le piante più insolite e tutte le specie botaniche più speciali e particolari. Anche il basilico, che sembra una pianta di facile e frequente consumo, ha le sue peculiarità per quanto riguarda gli esemplari qui venduti, qui esposti. Inoltre, questa è un'opportunità per discutere di botanica. Ci saranno tantissime conversazioni in villa relative a problemi botanici, relativi alla scuola medica salernitana, all'uso delle erbe. Ci sarà un incontro con l'università per quanto riguarda non solo il piantare specie arboree, ma soprattutto per quanto riguarda la manutenzione delle stesse. Molto importante questo. Poi una cosa da evidenziare è che noi abbiamo l'annullo postale. L'annullo postale quest'anno ha 2 francobolli speciali, uno su Calvino, che è il vessillifero della botanica e del verde, e un'altra su Santo Tommaso d'Aquino, del XIII secolo, un filosofo, nonché un ecclesiastico in sostanza, un monaco, il quale ritiene nel De Principis Nature che tutta la bellezza divina è trasfusa ed è infusa nelle cose che Dio ha creato, e la natura è tra queste. Una manifestazione molto amata anche dai Molto turisti. amata e molto attesa dai salernitani, perché nonostante questa giornata insolita per quanto riguarda dal punto di vista meteorologico, i salernitani pensano alla mostra della Minerva come l'inizio della primavera, perché questa condizione sinestetica di colori, di profumi, di palpare questa possibilità di palpare delle piante particolari e di goderne del profumo è una condizione sinestetica che ci aiuta a dimenticare le difficoltà della vita
e ad essere in armonia con noi e con il mondo. Sì, no, è una magia che si rinnova ogni anno, la 22esima edizione della Mostra della Minerva, come tengono a sottolineare gli organizzatori e organizzatrici, che consente di mettere insieme eventi culturali, eventi di tradizione, rilancio appunto anche dell'attenzione alla botanica, in una Salerno che torna ad essere città giardino. Questo è un tema, come sapete, a noi molto caro, l'attenzione al verde, l'attenzione al decoro, e anche su questo ne approfitto per ovviamente rilanciare l'impegno di tutti quanti noi. Anche per il prossimo futuro ci sarà l'idea di affidare a Salerno Pulita la manutenzione e la gestione del verde pubblico nella città di Salerno, per poter cambiare passo e riportare Salerno ai livelli e ai standard di eccellenza a cui siamo abituati e su cui dobbiamo attestarci, anche per dare risposte a qualche ritardo che c'è stato negli anni passati.